Ciao amiche, ciao amici, bentornati al mio canale, un bacio grande da Patrizia e oggi video all'aperto perché è una bella giornata anche se piuttosto fredda. È domenica quando sto girando questo video, quindi ho un pochino di tempo e ne approfitto quindi per farlo fuori. Perdonate gli occhiali, ma essendo bel tempo ed essendo caldo io ho iniziato già a soffrire di allergie stagionali, quindi oggi ho gli occhi gonfi e non mi sono potuta truccare, sono abbastanza impresentabile, però ci tengo a farvi questo video e vediamo anche di regolare un pochino la luce, così vedo che c'è un po' troppo bagliore. Allora, così forse va un po' meglio e ho anche tagliato un pochino i capelli, nuovo look, ho scalato questa parte qui davanti al viso mentre ho lasciato abbastanza intatte le lunghezze. Non lo so se vi piace questo taglio, io li amo molto lunghi, però stavo pure per farmeli corti corti per cui ho detto vabbè, ho voglia di cambiare, optiamo per una più sobria via di mezzo, che comunque se mi pento non è una cosa drastica. Allora, io pesco da qua sotto prodotti finiti per la casa, quindi detersivi e prevalentemente detersivi, però c'è anche una candela che ora voi vedete tutta annerita e l'ho finita, è della marca Heart and Home e questa era mandorle e vaniglia, un profumo paradisiaco. Io questa l'ho utilizzata prevalentemente a dicembre, nel periodo insomma natalizio, ma è andata avanti fino all'altro giorno insomma che l'ho finita, ed è un brand di candele che è molto carina la confezione. Guardate che bello questo tappo, io questa jar di vetro la riutilizzerò. È molto profumata, un profumo veramente persistente, intenso, però non eccessivo, nonostante gli ingredienti siano molto molto dolci. Sono delle vaniglie naturali a base di cera di soia, quindi sono, non fanno male. Ecco, qui c'è scritto, mi dispiace che sia annerita, la dovrò lavare e quindi credo che sia una scelta più adatta per chi può avere magari dei problemi di allergie o per chi insomma vuole stare un pochino attenta agli ingredienti che inala. L'ho trovata presso un vivaio, questa marca qui, ma insomma so che nei negozi di articoli per la casa si trova abbastanza, Heart and Home. Ne avevo presa anche un'altra a base di cannella, però era piccolina la jar, ma non mi ha soddisfatto perché era piccola e probabilmente era fatta anche male, non bruciava in modo adeguato. Questa invece è stata eccezionale, dura anche tantissimo. Poi Cif, detergente per i vetri e superfici brillanti con ammoniaca, questo quando lo trovo in offerta lo prendo e mi piace molto. Amuchina, liquido per i pavimenti, è un detergente diciamo tuttofare, freschezza alpina e niente, anche questo insomma quando lo trovo lo prendo da Risparmio Casa mi pare, o da Acqua e Sapone, insomma da uno di questi due. Poi io li utilizzo anche per diluire insomma questi spruzzini qui a volte. Poi ho finito due detersivi della linea Rixel, uno Marsiglia e uno, questo è quello per, no, smacchiante classico, diciamo questo va bene per ogni tipo di capi, insomma tutti e due vanno bene per tutti i tipi di capi, e questi io li prendo da Todis, e chi mi segue insomma sa che li prendo e li riprendo, non è la prima volta che li faccio vedere e quindi mi piacciono. Poi ho finito anche un altro detersivo per la lavatrice, questo è per capi neri che avevo preso al Tigotà diversi mesi fa e che non prenderò mai più, perché sì è vero che è per i capi scuri, ma questo no, in realtà è per i capi neri, perché se voi mettete un capo scuro, anche un blu avio per dire, ve lo macchia, e quindi no, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto per niente, ho fatto fatica a finirlo perché appunto con dei capi comunque scuri ma non neri mi ha macchiato il bucato. Poi vediamo che cosa c'è ancora, sempre per il bucato ho diversi altri prodotti. Allora, un ammorbidente concentrato di felce azzurra, questo è vaniglia e argan, e molto buono il profumo a sentirlo da qui,
È un profumo veramente dolce e paradisiaco, si sente anche tantissimo l'argan. Però poi sulla biancheria ne dovete mettere almeno tre tappi per avere l'aroma. Io non li diluisco questi, li uso così con il tappino. No. Mentre il felce azzurra di altri tipi, quello classico, si sente di più. Poi ho finito questo sole ammorbidente concentrato alla lavanda e questo pure si sente molto molto poco. Io non ho un buon rapporto con gli ammorbidenti, insomma, devo ancora trovare quello che mi soddisfi. Per ora chi batte tutto, tutte le marche, è l'ammorbidente Tesori d'Oriente al muschio bianco, che faccio fatica a trovare. Poi, sempre per il bucato, ho finito questo smacchiatore universale di Rixel in gel, che mi è piaciuto molto. Questa è una formula appunto in gel, è trasparente, aveva anche un tappo per metterlo dentro il cestello e mi è piaciuto molto. Ha un doppio utilizzo, che va utilizzato sia come pretrattante che come additivo, e si può utilizzare anche per il bucato a mano, e questo è molto buono, ve lo consiglio. Poi ho finito un detersivo per la lavastoviglie Vial in polvere, che dura molto questo, anche se io tendo a comprare di più quelli in gel, che li preferisco, però questo dura molto, e sempre al Todis, e costa poco, quindi insomma, quando magari voglio fare scorta oppure se non voglio trovarmi senza, compro uno di questi. Poi ancora altre cose per pulire i pavimenti: l'Isoform con candeggina, che è un detergente un po' per tutto, anche per il bucato, vedete, bucato, per piani vari, per i pavimenti, per i sanitari, ed è molto buono anche questo, e leggermente profumato, perché ha un profumo floreale. Questo non ricordo dove l'avevo preso, ma probabilmente da quel sapone. Poi ho degli sgrassatori di pulizia. Allora, uno è bio, di questa linea che io credo di aver preso, sì, da Risparmio Casa, c'è scritto anche una linea bio, e che ho utilizzato per pulire i piani di cottura della cucina, ed è buono, è valido, non è così aggressivo come gli altri, quindi dovete strofinare magari un pochino di più se il piano è molto sporco, però insomma, per una pulizia quotidiana va bene, il suo lavoro lo fa. E poi questo smack per il bagno, un anticalcare, diciamo, per pulire i sanitari, che è molto buono, molto valido, vi lascio insomma le superfici davvero davvero brillanti. E niente, questo è tutto con i miei prodotti per la casa, un bacio grande e alla prossima, se vi va, ciao!